Oh, io suono il blues. Mi hanno arrestato e messo in galera. Suono il blues. Piantala, brutto criminale. Finalmente mi libera, capo. Cosa? No, sei in cella da 40 minuti appena. Sono venuti a trovarti. Guarda, ci sono tutte le tue mamme. Buongiorno, agenti. Noi siamo le sue mamme. Già. Dove avete messo il nostro amato figlio? Su, portateci da lui. Mammine. Cinque mamme? Un numero così alto mi fa leggermente insospettire. In realtà è tutto normale che un gatto abbia tante mamme. Top Cat è fortunato, può avere tanti abbracci materni. Anch'io vorrei avere cinque mamme. Già, io ne ho solo due. Per mille sardine è bello vedervi e complimenti per i vestiti. Li ha fatti spooky. Caspita, quel corso di cucito si è rivelato proprio utile. Cos'è successo, Top Cat? Come te la passi? Questo posto è orribile, sembra di stare in prigione. Baclava fatti in casa? Dopo. Sono dei veri mostri. Qui dentro mi hanno reso un guscio vuoto. Ma come fa un gatto come te a finire in gattabuia? In modo un po' sciocco, avevo ideato un piano geniale, dunque. Avremmo piantato dell'edera velenosa in tutta la città. Toccandola, la gente avrebbe iniziato a grattarsi. Oh no, che brutto prurito! A quel punto, noi ci saremmo procurati una grande scorta di crema antiprurito da vendere ai cittadini disperati. Prendete i miei soldi! Crema antiprurito della dottoressa Nonna. No, ho commesso uno sbaglio. Volevo portarmi avanti mentre facevate il bagno antipulci a Benny. Così mi sono messo a piantare l'edera, ma dimenticavo che Jellystone sorge su un terreno molto fertile. Così ha iniziato a crescere molto più in fretta del previsto. Oh, spero che questa pianta pruriginosa non entri nella main Mutasubacquea. Poi dovevo incontrare il mio contatto alla fabbrica di crema, il quale mi doveva un favore. Ehi, Top Cat, ho qui quella crema antiprurito che mi hai chiesto. Quindi, ti prego, prometti che non posterai quelle foto? Chi va? Non le postare! Ma quando sono arrivato sul posto dello scambio, il mio contatto era sparito. Ed è allora che gli sbirri sono piombati su di me. Ti ha preso! Quindi eccomi qui a scontare una pena per prurito volontario. Ora, tutto quello che dovete fare è mettere le zampe su della crema antiprurito e venderla ai cittadini sofferenti. Scusa, ma come possiamo riuscirci mentre tu sei in prigione? Non sappiamo imbrogliare senza di te! Sei il nostro capo! È chiaro che un degno sostituto dovrà prendere il testimone e guidarvi finché non uscirò di qui. Non c'è altro modo. L'orario delle visite è terminato. Il nostro Top Cat deve sottoporsi a due massaggi riabilitativi ogni ora. Sono avanti. Così diventerai un gatto onesto e rilassato. Oddio, figliolo! Le tue mamme torneranno presto! Credo in voi, mie molte mamme! Amo i crauti con gli hamburger, amo i burger! D'accordo, chi indosserà il cappello? Andiamo in ordine alfabetico, cominciando da Fence. Ho troppa paura, no! Dai, Spooky, mettilo tu! Ok, Top Spooky, come ci procuriamo la crema? Cose di Spooky. Ehi, calma, niente armi! Insomma, si può sapere dove hai trovato tutte queste cose? Shh. Oh, è più difficile del previsto. Che ne dite, ragazzi? Gli somiglio?